a tutti e a tutte, oggi vi presento i libri che ho pensato per voi per il gruppo di lettura che comincerà a marzo e terminerà poi a maggio. Comunque le date giuste ve le indicherò sul nostro gruppo Facebook. Se non siete ancora iscritti al gruppo, qua sotto lo trovate e niente, venite, entrate a far parte della Gibby Squad. Allora, per quanto riguarda il genere classico, ho pensato a Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Io ce l'ho nell'edizione Burr, comunque ho guardato più o meno il prezzo di copertina attorno ai 10 euro. E non ve lo posso dire perché la versione che ho io è stata acquistata da Libraccio, quindi non so questa edizione quanto costi. Questo libro narra appunto la vicenda di Mattia, un bibliotecario con un occhio strabico, odiato dalla moglie e dalla suocera. Tutta la vicenda si svolge sotto il segno del fortuito e dell'imprevisto. Un'eccezionale vincita al gioco e uno scambio di persona, o forse di cadavere, lo renderanno improvvisamente ricco e libero. Come giallo ho pensato a Tempo assassino di Michel Bussy. Penso che l'autore sia francese, quindi in teoria la pronuncia dovrebbe essere questa. Se non è francese è un problema, e io ho sbagliato la pronuncia, ma facciamo finta di niente. Potete trovare questo libro con un prezzo di copertina di 16 euro. Allora, siamo dapprima nell'estate dell'89 in Corsica. Abbiamo una strada che segue la costa a precipizio sul mare, una macchina che purtroppo va troppo veloce e quindi abbiamo l'incidente. Da questo incidente c'è una sola sopravvissuta, Clotilde, sia francese, che ha 15 anni. I genitori e il fratello sono morti quindi sotto i suoi occhi. Ci spostiamo nell'estate del 2016. Clotilde torna per la prima volta nel luogo dell'incidente con il marito e con la figlia adolescente per esorcizzare insomma quello che è successo un bel po' di anni prima. Però nel posto esatto dove trascorse l'ultima vacanza con la sua famiglia, Clotilde riceve una lettera da sua madre. Mister. Come thriller ho pensato a L'amore bugiardo, Gone Girl di Gillian Flynn, che potete trovare con un pezzo di copertina di 12 euro. Abbiamo Amy e Nick che si incontrano ad una festa ed è subito amore. Sono felici, innamorati, pieni di futuro. Qualche anno dopo però tutto è cambiato. Amy e Nick hanno infatti perso entrambi il lavoro e sono stati costretti a reinventarsi. Lui è proprietario di un bar di quartiere accanto alla sorella Margot, lei fa la casalinga. Fino a che, la mattina del loro quinto anniversario, Amy scompare. In quel momento, con le tracce di sangue e i segni di colluttazione nel salotto, la vera storia del matrimonio di Amy e Nick verrà a galla. Per il genere horror ho pensato a un altro libro di Stephen King, probabilmente vi propinerò sempre Stephen King, ovvero Cell, che potete trovare con un prezzo di copertina di 19,90€. 1 ottobre, siamo a Boston, tutto va bene, c'è il sole, giornata splendida. Addirittura per Clayton Riddle è il giorno più bello della sua vita. Fino a che, all'improvviso, il mondo finisce. Infatti a milioni, cioè tutti quelli che in quel momento hanno un cellulare all'orecchio, regrediscono fino a diventare delle bestie feroci. Quindi in un attimo un impulso irradiato non si sa come tramite appunto il cellulare porta alla distruzione dell'evoluzione. Poi per il graphic novel ho pensato a Special Exits di Joyce Farmer, edito da Eris Edizioni, con un prezzo di copertina di 17 euro. Abbiamo Lars e Rachel che affrontano assieme le ultime fasi della loro vita. La vecchiaia, la malattia e anche la morte, accuditi con premurosa attenzione dalla figlia, Joyce Farmer appunto. E Joyce Farmer ci racconta semplicemente tutto ciò che ha vissuto nell'ultima fase della vita dei suoi genitori. È un graphic novel molto, molto gioioso. Come narrativa, spero che rientri in questo genere, almeno EBS me lo mette sulla narrativa, ho pensato a Follia di Patrick McGrath, edito da Delphi, con un prezzo di copertina di 12 euro. Siamo all'interno di un manicomio criminale vittoriano, in cui uno psichiatra racconta il caso che per lui è il peggiore della sua vita, in cui una donna, moglie di un altro psichiatra, si innamora di un detenuto appunto che è incarcerato per uxoricidio.
sodicidio, quindi è accusato di aver ucciso la moglie. Alla fine del libro noi ci ritroveremo a chiedere se la follia sta in questa coppia di innamorati o nel narratore psichiatra di questa storia. Come saggio ho pensato a L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, edito sempre da Delphi con un prezzo di copertina di 11 euro. Qui abbiamo casi clinici e storie, insomma, di uomini con problemi narrati appunto dall'occhio clinico di Oliver Sacks. Come fantasy ho pensato ad American Gods di Neil Gaiman. E non so il prezzo di copertina perché mi sono dimenticata di guardare. Comunque tutti i libri di cui vi ho parlato oggi li troverete linkati ad Amazon, quindi voi potete leggervi per bene la trama e vedere anche il prezzo. E veniamo comunque alla trama in generale di questo libro. Dopo 3 anni di prigione, Shadow sta appunto uscendo dal carcere e verrà a sapere della morte sia del suo migliore amico sia di sua moglie. Sull'aereo che lo sta per riportare a casa, l'uomo riceve anche una proposta di lavoro da un enigmatico altro signore, Mr. Wednesday. Shadow accetta, però gli servirà ancora un po' di tempo per capire chi realmente sia Mr. Wednesday, chi siano i suoi compagni d'affari, chi siano anche i suoi concorrenti. Questo romanzo, tra l'altro, ha vinto ben 3 premi letterari e se vi suona familiare perché ne hanno fatto anche la serie TV che è tuttora in corso, se non erro. Bene ragazzi, quindi questi erano i libri che vi ho proposto per questo secondo gruppo di lettura. Spero che le mie scelte vi possano incuriosire, vi possano piacere, e spero che almeno un libro vi possa incuriosire. E comunque partirà il sondaggio nel momento in cui uscirà questo video sul nostro gruppo GB Squad di Facebook. Partirà il sondaggio per la scelta del libro. E penso di avervi detto tutto. Come vi ho detto prima, comunque qua sotto trovate tutti i libri linkati ad Amazon con cui sono affiliata, potete leggervi la trama, potete guardare il prezzo, potete eventualmente procedere all'acquisto di quello che volete, se lo volete, e qua sotto trovate anche tutti i miei social per seguirmi al di fuori di YouTube. Quindi abbiamo il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads. E noi come sempre ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!